Rassegna stampa di oggi, 20 settembre 2018, questa è la terza edizione. Vi ricordo che è edita da RST Science, Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Fondi periferie, l'ANCI abbandona la riunione. Cancellato l'ordine del giorno, costretta a interrompere relazioni con il governo, hanno detto. Il presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, lascia la conferenza unificata. I sindaci non si fanno prendere in giro, ha detto. Dopo un incontro dell'11 settembre il premier Conte aveva detto: la soluzione è quella di inserire nel primo decreto utile successivo alla conversione del milleproroghe una norma. Oggi nella conferenza unificata era prevista l'intesa, ma è scomparsa dagli ordini del giorno. Il sottosegretario Garavaglia ha detto un falso problema. Manovra, Salvini e Di Maio dicono l'IVA non aumenta. Il viceministro Garavaglia dice è tra le ipotesi, scontro su pace fiscale. Appunto, i vicepremier smentiscono di voler procedere con l'intervento che ha lo studio del Tesoro. Il leader del Movimento 5 Stelle ha anche fatto sapere che 1 milione di euro è una soglia troppo alta per consentire ai contribuenti di sanare i debiti con il fisco pagando aliquote bassissime. Mercoledì però Giorgetti aveva confermato che per il Carroccio la cifra giusta è quella. La ministra Lezzi dice Tria non guarda in faccia il disoccupato, il pensionato con 400 euro e l'invalido civile a 290 euro. OCSE tagliata stima crescita dell'Italia, dicono non disfare riforma Fornero. Di Maio dice non si intromettere, non la cambieremo. La politica fiscale deve restare dentro la cornice prevista dall'Unione Europea, ha detto la capo economista Laurence Boone. E sulle pensioni ha ricordato, ridurre l'età pensionabile sappiamo che non crea occupazione. Il leader del Movimento 5 Stelle dice, i burocrati se ne facciano una ragione, siamo stati eletti anche per questo e manterremo l'impegno preso. Ponte Morandi, le critiche di Autostrade a Spea, problemi nei controlli, dicono in un video le oscillazioni del viadotto. Nelle carte dei PM le critiche di Aspi ai vertici di Spea, sui metodi di vigilanza. Uno studio consegna ai PM risultati di rilevazioni effettuate a giugno, contro il camion sul ponte fino a 11,3 cm di oscillazioni, hanno detto. Carceri in Italia, 60 minori vivono con mamme detenute. Nelle celle nido, carenze per chi ha problemi psichiatrici. Nei reparti speciali i figli vivono con le madri che stanno scontando la pena. In uno di questi, a Rebibbia, una straniera ha ucciso i suoi due bambini scaraventandoli dalle scale. Ma secondo il garante dei detenuti e l'associazione Antigone, le celle ai nido dovrebbero essere l'ultima soluzione. Prima ce ne sono altre, ma tra coperture finanziarie e carenza di strutture si stenta ad applicare la legge. Speriamo che si mettano una pezza a questa situazione, cari amici. Bene, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che è edita da RST Science Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.